Io sono Barbara Dominici. Io Dario Dominici. Alice Dominici. Ma che ci fate balletti? Allora devo anche dire sono Barbara Dominici. Yeah. Prima di incominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, attiva la campanella per nessun video. Ciao Matteo, li sempre. Quelle bimbe hanno l'auricolare nell'orecchio. Te li scoppi il cervello a queste bimbe. Perché dobbiamo fare un video ASMR? Scriveteci nei commenti. Ce l'hanno scritto, va fatto però Alice, va fatto. Mettete un like. Vogliamo uscire. Nel video dopo, quello dell'altra ricetta, visto che ci sono. Facciamo due ricette. Quello dell'altra ricetta. Quattro ricette. Allora, hai detto intanto quante ricette si fa e non va detto perché bisogna creare la sostanza. È una gara. Oggi dobbiamo unire ricette e gara, ricette e gara, ricette e gara. Si fa così. Ricette, ricette, ricette. Allora, dai, ricette dai, gara, non ci ricette di gara, Dario. Ricette di gara, Dario. Ricette di gara. Dario, l'hai trovata una fidanzatina per fare una ricetta? Non le voglio. E allora rimani con la zia, dai, baciamoci. No. Dai, un bacino. No. Io gli ho dato un bacino, signore, a questo ragazzo con gli occhi verdi, l'ho baciato. Quando sarai grande, questo bacio varrà dei soldini. Quindi, dai, andiamo subito, partiamo con la prima ricetta. Non fare la tigre, non ti vedano che ruggisci. Allora, facciamo subito la prima ricetta che è di Bebè! Chiara! Ciao Chiara! Ciao Chiara! Vogliono essere salutate le bimbe da ciao, te! Chiara. Ciao Chiara! Ciao! Oh, mamma mia, oggi che giornata che ha Dario! Allora, prima ricetta di Chiara ci dice di mettere. Intanto leviamo un primo pezzo perché questo sarà quello dopo. Mettiamo pezzo. Qui. Il primo ingrediente è il dentifricio! Vabbè. Prego, mettete dentro il dentifricio. Il dentifricio, quello ha deciso Alice. Non ne vogliamo. Ci chiamava perché voleva cambiare il dentifricio. Vai Dario. No Dario, ma ti è difficile strizzare il dentifricio così tanto? Eh? Beh, vai, va bene. Hai fatto la cacchetta. Che dentifricio è? Ma l'hai tutto rotto. Ma lo vedi? Ma me l'hai tutto spaccato. Strizzato. Ma male. Io lo strizzo i dentifrici. Ma tieni troppo forte per fare gli slime. Allora, ok. Smetti di ruggire. Ah, non siamo su Piero Angela e gli animali. Poi ci dice di andare a mettere. No, un'altra cosa ci va messa. Ma prima cosa ci vuoi mettere? Sì, qui, come sempre, bla 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 bla. Il colorante. Vai. Ma io prima di mettere il colorante andrei a mettere un like. 2, 3 like. Io ho sbagliato. Ho rifatto uno così. Invece era 1, 2, 3 like. Ma l'hanno messo prima di mettere il colorante. L'hanno io messo. Dormo. L'hanno messo? Voglio vedere aumentare quel numerino. Mi vedano la testa. Ti vedano la testa. Dai, l'ho visto, bimbi. L'hanno messo. Vai, procediamo. Vado. Vai. Cosa hai fatto? Dario, hai mangiato fagioli? No. Qualche uno ha fatto una puzza? La puzzetta. L'ha fatta Alice. La puzzetta. Ora si va a mettere un bicarbonato. No, un non lo sai cosa ci deve mettere nella ricetta. E poi non si chiama ma si chiama Ora, dopo messo tutto questo, ci dice di mettere la pepita. Brava! La pepita! E come si fa? Pepita di pepite. Vai. Allora, dovete mettere le pepite. Bisogna cambiarcelo il nome, bisogna scriverci qui pepita di pepite. No, lo sanno le bimbe che si chiama pepita ora. E ci dice di mettere le pepite finché non si addensa. Poi se appiccica metti in frigo, freezer per qualche minuto. Ciao, mi saluti, sono Chiara. Bella. Sai che era bella. Chiara bella. Andate a seguirla, c'è su Instagram e su TikTok. E se no vi ammazzo se non la seguite. Eh certo, vedo, sempre mi ammazza. Ancora lo sapete, sì. Ma dove lo trovano? Da lì c'è la scritta di Instagram. Voglio, guardate che pepita. Questa, me la fai prendere in mano, voglio tu. No, c'è. Queste, signore e signori, sono pepite di bicarbonato originale. Vai! Già fatto, mettiamole in freezer. No, che hai fatto? Prendo in mano io, ma che? Devi metterlo finché ancora? Non si addensa. Sì, va, tanto Dario ormai sta pensando alle fidanzate. Ma pieno di pepite! Sta pensando alla fidanzata. Wow! Ora hai esagerato! Ho messo una pepita gigante! Ma hai esagerato! Aspetta, la vuoi toccare? Dario, me l'hai tirata nella faccia. Dario, si rompe. Sembra lo zucchero. Zucchero? Sì. Allora, l'abbiamo addensato. Sì.
adesso ci dici di andare a mettere la bellissima Chiara. E che, con che accento la chiami, Chiara? Chiara. Chiara, Chiara. Tu sei la strana e tutte la rinominate. Chiara, tipo Sofia. Brava, Chiara. Dobbiamo andare a mettere, se si appiccica nel freezer. Ma noi, anche se non appiccica, valla a mettere, ma non nel freezer. Questo nel congelatore. In frigo, voglio in frigo, okay. Vai, in frigo, Mettilo nell'acquario. Sì, lo mettiamo nell'acquario. Prossimo. La prossima ricetta che andiamo a fare sbagliare Ilenia Ciancio Paratore. Ilenia Ciancio Paratore. Comunque ciao Ilenia. Ciao Ilenia. Ciao Ilenia. 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 Ah, Ilenia. Ilenia. Prossima sciocchiera. Eccolo qua. Beh, visto con che movimento l'ho, come l'ho messa? Sì. Cosa si deve mettere? Allora lei ci dice di mettere Nelson. Eccolo qua. Bimbi, tutte le volte mi accecate quando li appoggiate questo sapore. Okay, eccolo qua. Quando lo riappoggi non lo battere perché io non ho più ho due occhi, uno me l'avete già fatto fuori. E mi guardi se c'ho l'occhio. Lei prende il cucchiaio, levalo. Quanti? Mescoliamo. No? Cosa ci vuoi mettere ora prima? Cosa poi sei sempre fissata a mescolare solo il sapone? Cosa ci si mette ora? Colorante. Forse è meglio che lo metti te, se no io faccio una strage. Vai! Il colorante è stato messo dentro! Perché non si sta sciogliendo? Stanno facendo delle facendo le pepite! È tutto un pepita, però è bello se fosse pepitoso così, Oh, perché non funziona questo bossone? Vabbè, sembra trasparente e blu, è vero Ali? Allora, abbiamo notato che le tempere e il sapone Nelson non vanno molto d'accordo, da comunque ne sta venendo. L'ha trovata la fidanzata? No! Non le voglio le fidanzate. Prima di mettere gli ingredienti qui dobbiamo fare un saluto. Il saluto che andiamo a fare oggi alla signorina Sbebe! Kumari! Kumari! Ciao Kuma! E lei ha fatto veramente un bellissimo commento. Grazie mille tesoro, una bimba che ci segue. Perciò, grazie. Guardate, stanno venendo bolle. Se no mettiamo ancora pepite. Ma non lo so ora che ci va messo. Perché sono uscita per guardare chi dovevamo salutare. Ora ci devo ritornare. Ma com'è dura, difficile queste pepite. Elenia ci dice di mettere un pizzico di pepita. Non come prima, perché questo viene addensato con le pepite. Perciò pepita come se fosse il nostro, la nostra poverina selata fase magica di bosco, pepita, di fragoline. Noi ci siamo andati nel bosco, è meglio dire. Eh? Noi ci siamo andati nel bosco. Ma come si chiama questo, Dario? Oh, lo vedi, non va usato a questo video, ma non si chiama, ma vai da lì. Si può usare. È sale, guarda. È sale. La zia questo che è il pepita, lo mette la zia. No! Ho esagerato, ne dovete voi mettere meno. Se voi fate questa ricetta, meno pepita. Guardatelo. Bisogna imparare a usare le parole giuste su pepita, questo video. Pepita. Meno pepita nello slime. Meno pepita. Meno pepita nello slime. Ali sta formando il tuo. Dario. Alicia, guarda, Dario. È funzionato. Ha funzionato. Quindi ci dice di andare a metterlo in freezer per 10 minuti. Perciò vai, mettere in freezer anche questo per 10 minuti. Poi dopo 10 minuti torniamo, li facciamo vedere tutti. Facciamo la sfida. Il più bello lo voterete voi. E vinceremo noi. Io vincerò io perché guardate quanto è bello. Io non ti vorrei dire una cosa, ma l'ultima sfida ha vinto Lingua Rosa. Eccoci tornati dal frigorifero e congelato. E questi sono gli slime che secondo me sono riusciti alla perfezione. Questo è di Dario. E lo chiamiamo Palude Verde dei Draghi. A tutto intero, Palude Verde dei Draghi. Perciò Palude Verde dei Draghi è questo. Mentre questo è di Alice, che lo chiamiamo Unicorn. Unicorn. Scriveteci nei commenti se vince Unicorn o Palude Verde dei Draghi. Andiamo a provare il mio. Andiamo prima a provare quale? Mio. Il mio. Ognuno prova il suo, lo facciamo così. Guardatemi, mi è bellissimo. È una pasta, è venuto bene, vado. Vero? Quindi posso dire che il video è terminato. Scriveteci nei commenti cosa ne pensate di questi slime. Continuate a scriverci le vostre ricette perché andremo a fare le sfide. Per essere salutati dovete scrivere il commento migliore sotto i video più recenti. Se il video vi è piaciuto lasciateci un bel like. Vi mandiamo un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao.